La piattaforma del cantiere si trovava a più di 6 metri dal livello stradale quando l'operaio è caduto nel vuoto, davanti a una delle tante facciate in ristrutturazione. Foggia, via Bainsizza, la palazzina non lontana dalla stazione ferroviaria. Qui il 61enne è stato raggiunto dai soccorritori, il trasporto in ospedale con elisoccorso, tra i mezzi disponibili l'unico con medico rianimatore. Situazione disperata dal primo istante. I medici parlano di politrauma da precipitazione. Nella rianimazione del Policlinico Riuniti di Foggia, indotto il coma farmacologico. Il paziente intubato e collegato a ventilazione meccanica. Riscontrati danni gravi su diversi organi, tuttora in sala operatoria. Accertati trauma cranico, toracico, del midollo spinale. La prognosi è quindi riservata e i danni complessivi, in primis sul sistema nervoso, andranno valutati all'esito dei primi interventi. Per le verifiche sulla dinamica dell'incidente, sul cantiere i carabinieri e i tecnici del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro dell'azienda sanitaria locale.